Aver falsificato, manipolato l'Euribor significa aver fatto pagare agli italiani almeno 16 miliardi di euro dal 2005 al 2008 solamente nei mutui casa. I cittadini italiani devono assolutamente muoversi dal punto di vista legale, perché purtroppo le banche mai e poi mai restituiranno anche un solo centesimo con una semplice lettera. Il problema oggi, infatti, non è tanto aver ragione, perché la decisione della Commissione Antitrust è vincolante per i giudici civili europei, quindi anche quelli italiani. Il problema è avere l'effettiva tutela insomma, dei propri diritti, quindi ottenere la restituzione di queste somme, e si può fare solo attraverso un'azione legale. Innanzitutto, chiunque, se ci sono colleghi che ascoltano, ascoltate bene, dovete ottenere dalla Comunità Europea non una semplice fotocopia oppure qualcosa scaricato da internet, ma una copia conforme della decisione, perché la prima difesa delle banche, insomma, opereranno e dire: è una fotocopia, ne disconosco la conformità rispetto all'originale, portami una copia conforme. Poi bisogna innanzitutto interrompere la prescrizione. Se andate sul mio sito sorgentone.com troverete un facsimile da compilare, chiaramente gratuitamente, con i vostri dati, e che poi dovete spedire alla banca. Questo per interrompere i termini di prescrizione. Questo perché è vero che la Cassazione dice che fino a quando non posso tutelare il diritto, quindi almeno fino al 2013 i termini non corrono, ma io per sicurezza e per togliere ogni problema direi a chiunque: oggi interrompi la prescrizione, così hai 10 anni quantomeno per pensare se vuoi effettivamente far causa alla banca. Poi l'altra cosa da fare è innanzitutto rivolgersi ad avvocati che abbiano una esperienza in diritto bancario notevole, perché le banche hanno uffici legali molto molto preparati, e il mio problema, il mio pensiero è questo: come esce una sentenza favorevole alle banche, fatta anche insomma, in una causa che viene persa soprattutto perché purtroppo l'utente bancario è stato male assistito, quella sentenza farà il giro del mondo, quindi in poche parole complicherà molto la vita agli avvocati che stanno poi bene mandando avanti le cause. Quindi rivolgetevi a chi ha già una preparazione sicuramente notevole in diritto bancario. E poi non fatevi spennare dall'industria del calcolo, ossia da quelle società che vi chiederanno 500, no, non 500 euro, ma 1500, 2000, anche oltre. Io ho visto persone che hanno pagato 7000 euro per una perizia sul mutuo. Perché già in queste ore, ovviamente, queste società che tutti conoscono stanno pensando a quanti milioni di euro potranno fatturare grazie all'Euribor. E poi cercate di rivolgervi ad avvocati che facciano accordi chiari sul compenso. Cioè, in poche parole, non facciamo diventare questa cosa, che è una cosa che dovrebbe riportare, dico, almeno 16 miliardi di euro nelle tasche degli italiani, un'industria per gente che deve giustamente lavorare, ma gravando sulle vostre spalle. Allora, io mi occupo purtroppo di diritto bancario dal 97, quindi denuncio la mia età, l'ho sempre fatto in via esclusiva, non faccio altro, non so come si fa lo sfratto, purtroppo. Dell'Euribor mi occupo, diciamo, molto a tempo pieno dal 4 dicembre 2013, quando, come ha fatto anche Marco Valli, insomma, che ringrazio per la collaborazione, perché senza, diciamo, la spallata del Movimento 5 Stelle, probabilmente la porta alla Commissione Europea non si sarebbe aperta. Comunque io da quel giorno, dai primi giorni del 2014, sto inviando richieste copie e ricorsi alla Commissione Antitrust, e ne ho fatti tantissimi, tantissimi, fino a quando non si è aperta la porta.
possono recuperare queste somme non solo chi ha contratto un mutuo a tasso variabile negli anni dal 1 settembre 2005 al 31 marzo 2009. Perché marzo 2009? La manipolazione è terminata a maggio 2008, ma l'Euribor non è sceso immediatamente a livelli, come dico io, fisiologici. Quindi io sosterrò nei giudizi in via equitativa. Chiederò al giudice la liquidazione degli interessi anche dopo il termine della manipolazione. Quindi il termine è 1 settembre 2005, 31 marzo 2009. Non solo i mutui a tasso variabile per casa, ma tutti i mutui, quindi anche quelli delle imprese, ma anche tutti i leasing, perché sono notoriamente a tasso variabile, e anche le aperture di credito a tasso variabile. Quindi quei famosi 16 miliardi di euro in realtà sono una stima molto molto a ribasso, volutamente prudente per non creare aspettative inutili, insomma, nei cittadini. Nel caso di mutui bisogna portare il contratto di mutuo, eventuale atto di erogazione, tutti e due i contratti con tutti gli allegati, quindi con condizioni generali, eventuale piano di ammortamento. Se il piano di ammortamento non è allegato, cosa buona, in realtà, in ogni caso se ne avete copia dovete consegnarlo. Poi la prova di tutti i pagamenti fatti dal 1 settembre 2005 ad oggi. Perché fino ad oggi? Perché se io ho fatto 10.000 euro di pagamenti indebiti al 31 marzo 2009, è chiaro che il piano di ammortamento, il debito residuo, deve cambiare. E quindi anche gli interessi successivi che ho pagato sono, una parte degli interessi successivi sono indebiti.